sono 194, di cui 112 prenotate, le persone che sabato hanno aderito al Vax Day promosso dalla SST di Cremona in occasione dell'avvio della campagna antinfluenzale, iniziativa che è proseguita domenica con numeri analoghi. Da segnalare la presenza di diverse famiglie con bambini, proprio i più piccoli, sono fra le categorie di popolazione con accesso prioritario alla somministrazione, insieme ad esempio a fragili e over 60. Un complessivo di 275 dosi tra antinfluenzale e Covid. La maggior parte delle persone hanno fatto la coppiata, che è sempre la cosa consigliata, perché così soprattutto magari chi ha difficoltà o le persone in età in un viaggio solo fanno tutto. Dal 7 ottobre il vaccino potrà essere ricevuto presso il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta se aderente, dal 14 nelle farmacie e dal 21 ottobre nuovamente nell'ABA di Via Dante, che sarà operativo dal lunedì al venerdì. Nel centro vaccinale sarà possibile ricevere anche il vaccino anti-Covid-19. Il Covid c'è ancora, crea sempre gli soliti problemi. Il fatto che magari l'impatto sulla popolazione in termini di mortalità e morbilità sia inferiore è perché noi con i vaccini e con le infezioni che sono state contratte, con le malattie che sono state passate dalla popolazione, ci siamo immunizzati, ma essendoci sempre nuove varianti vale sempre la pena rinnovare questa immunità che ci consente di essere più forti. La prenotazione è possibile tramite il portale web Prenota Salute e l'apposito numero verde di Regione Lombardia. Oltre ai problemi classici che ci si può aspettare dall'influenza, ci sono molti problemi che si possono associare, non solo la classica bronchite o poi l'evoluzione in polmonite, ma anche problemi cardiaci, aumento di incidenza di infarto, di ictus, problemi importanti che con la vaccinazione possono essere evitati.